corre il rischio di essere chiamato pedofilo. Un uomo che accarezza la testa di un amico oggi corre il rischio di essere chiamato ricchione, signore. Gay è troppo elitario. Ricchione. Capito? Un uomo che accarezza la testa di un anziano corre il rischio di essere chiamato depravato. Davvero. E allora lasciamo così poeticamente al vento il privilegio di accarezzarci i capelli. Oh, nella fattispecie, l'idea di una più saggia solitudine artistica. Federico Salvatore ha scelto di essere un po' meno audience, ma forse un tantino più sapiens. Io me ne sto lontano da chi si mette in piazza. C'ho un piccolo giardino e una grande terrazza che affaccia sopra i tetti di un vecchio casolare dove passano i gatti e non si vede il mare. Se vivo giorno e notte col mio cancello aperto, se me ne sto in ciabatte e non c'ho l'antifurto, se nel privato adulo calare il mio sipario, se poi non lecco il culo nemmeno al mio impresario, se non frequento Roma le notti più mondane e non vado a Cortina per 2 o 3 settimane, se non mi importa fare la firma sulla foto, se non voglio pagare il prezzo d'esser noto e pochi amici stretti mi danno del coglione e dicono che aspetti, dai, torna in televisione, fatti vedere in giro, nei party, nei salotti, fatti trovare in tiro fra vips e telegatti, comportati da star, coi divi e gli arrivisti, in questo gran bazar di invertebrati artisti, cerca l'esibizione, inventa una movenza, spargi provocazione per fare più tendenza, che so, fatti fotografare mostrando i genitali, così da poter dare lo scandalo ai giornali, o fingi di svelare ad un settimanale che il tuo segreto amore è un omosessuale. E poi fatti vedere su una spiaggia in Sardegna con 2 belle straniere e i fans alle calcagna, perché spesso la fama è l'attimo di un lampo, una partita d'ama che perdi contro il tempo. Ma io me ne sto fuori da questa strana guerra. Fra me e gli spettatori c'è solo una chitarra, da scandali e giornali ne voglio star lontano e mostro i genitali alla donna che amo e cercherò di fare quello che ho fatto sempre, girare per cantare le mie canzoni strambe e quando poi la gente ne perderà il ricordo, le suonerò per niente, le canterò ad un sordo, le canterò lontano da chi si mette in piazza, nel piccolo giardino o sulla mia terrazza, che affaccia sopra i tetti di un vecchio casolare e forse ad occhi chiusi vedrò persino il mare. Al pianoforte Luigi Zaccheo. Grazie. Grazie. Grazie.